Vincenzo Vitiello presenta Terzo Tempo, il venerdì alle 20. Vittoria Maradona e Polazzaio Corca, chi ci vuole canna lava, chi ci chiama Moto Runo, con stupore chi ne ha modo di spugnima da schiatta. Napoli, 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 io sono le tutte sti creature, più forte te non è nessuno. Napoli, 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 te figlio d'ore stanno qua, quando non so timbrone, quando la chiamata è delusione, ma c'è appassata una vittoria, poi c'è fatto funzionare. Rigo poi in da curva, siamo signo stu rigore, padre e figlio e pure nonno, già so pronto per cantare. Chi ci va sotto la lava, chi ci chiama modo l'uno, con stu cuore chi mi amore, rispondi ma da schiattare. C'è la gente, carina su momento, parla malamente, di casina gente, nessuno può capire l'amore che ha girato, sangue, sangue, sei subito ammiscata, ammira gelosia e fa parlare patante, in mala lingua sai, ce ne stanno tanto, stati cagnano, moderica a te. Ovvero non ci stanno, a Napoli si ordina. Napoli, 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 ciò suona tutto sti creature, più forte te non è nessuna. Napoli, 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 figlio tuo stanno qua. Buonasera, buonasera a tutti. Riproviamo ad andare in diretta con questa trasmissione perché per l'emozione della partita, della giornata, ci sono stati dei problemi tecnici. Comunque ritorniamo più carichi ancora di prima e quindi vado subito a presentare gli ospiti di questa trasmissione. E vediamo un po', abbiamo Alfonso Aiello, abbiamo Ciao Vincenzo. Ciao Alfonso, abbiamo Emanuele Cammanuto, Pasquale Spera, ciao Vincenzo. Walter. Ciao ragazzi. Ciao, buonasera. Walter, ecco, Emanuele, salutiamo Walter, ok. Allora ripeto quello che avevamo detto poc'anzi. Buonasera a tutti i telespettatori. È un'emozione particolare per questa giornata, un'emozione particolare perché indipendentemente dal risultato che non sancisce ancora la partecipazione del Napoli alla Champions League, ma che ha dato una risposta alla giornata arbitrale di ieri e ha dato una risposta a quello che è accaduto ieri e che praticamente io ho fatto prima un riferimento a Del Piero, che voi sapete che ha la Juventus nel sangue, oppure la grande onestà di Del Piero ha fatto sì che lui
lui dicesse: ma gli arbitri devono spiegarci cosa hanno visto. Quindi una, diciamo così, una decisione di chieda a Emanuele se può mettere la camera in orizzontale, per favore. Quindi chiedo, quindi una, diciamo così, una decisione, un arbitraggio che avrebbe voluto condizionare già ieri l'accesso alla Champions League. Oggi c'è stata la risposta del Napoli e a me basta, per ora basta questo. Chiedo a Roberta di passeggiare un attimo perché poi appena posso la metto in linea. A me basta questo perché quello che è successo, quello che è successo ieri è un qualcosa di è una nefandezza che riguarda il mondo del calcio. Quindi diciamo così che per ora e spero anche per domenica il rigore dato a un attaccante che fa fallo su un difensore, io finora nella mia vita non l'ho mai visto. Quindi questo a me mi basta e mi avanza. Detto questo, non presento nemmeno i miei ospiti, perché li conoscete e li conoscete tutti benissimo. Chiedo solo un piacere a chi può di mandare il link a Gigione Maresca. L'ho mandato io, Enzo. Va bene, allora vai Roberta, oppure vai a Alfonso. Aspetta, vai Alfonso. Scusate la mia posizione perché sono andato avvicinare al caricatore che il telefono si sta spegnendo. No, volevo dire. Allora vai tu perché vai tu perché il telefono se si spegne è un guaio. Allora io innanzitutto saluto tutti quelli che abbiamo già salutato prima non eravamo live e in più c'è Alfonso. Ciao. Un abbraccio Alfonso. È il solito e simpaticissimo Walter. Ciao Roberta, buonasera a tutti. Io poi non è che ci vedo molto bene. Vabbè, Claudio, ci siamo già salutati prima. E Pasquale. Ciao. Allora, io vi riporto subito una cosa che ho letto da un noto giornalista, il quale diceva che il primo tempo il Napoli non aveva fatto neanche un'azione. Zero idee. Posso rispondere io? Sì. Come dicevamo prima, che però la trasmissione non era in diretta, quindi non era live, lo stavamo dicendo tra di noi. L'altro aggiunto chiaro, che era dannoso, eh. È chiaro che il primo tempo del Napoli di oggi era figlio del secondo tempo della partita di ieri. Chiaramente la squadra psicologicamente ha accusato un pochettino il colpo e quindi nel primo tempo si è giocato un po' col freno a mano tirato, ma era semplicemente una questione psicologica. Nel secondo si è sbloccata mentalmente perché ha pensato che c'era a disposizione solo 45 minuti per conquistare questi tre punti importanti e è venuta fuori la forza del Napoli. Esattamente. Però sento male, sento malissimo. Allora sì, allora scusatemi, no, per Roberta, scusami. Allora do la parola ad Alfonso, però prima ripeto quello che ho detto prima, visto che non si sente tanto bene, tenete chiuso il microfono e apritelo solo quando parlate, per favore. Allora vai Alfonso. Ciao, buonasera a tutti. È stata tutta un'improvvisata, quindi quando mi ha scritto Vincenzo stavo con un bel mezzo bicchiere di Montepulciano. Peccato che la Fiorentina non ho avuto il coraggio di comprarla e quindi ho detto aspettiamo, però me la sono mangiata in un secondo modo. Bravo. Ma io e te ormai no, io non ho avuto il coraggio, ho cambiato menù, avevo paura rispetto a quello che è successo tre anni fa. Niente, io avevo una brutta sensazione e fortunatamente mi sono sbagliato, avevo una brutta sensazione per quello che si è detto pure prima, perché prima vi ho ascoltato e ieri io penso che c'è un limite dove questo limite non si debba superare. Ieri il teatrino è stato perfetto, secondo me. Ieri sera non è vittimismo, perché poi ci dicono sempre siamo vittimisti, facciamo vittimismo. Cioè, ieri è stato un teatrino perfetto. Il VAR è intervenuto finché doveva intervenire, nel momento clou non è intervenuto.
Allora io dalla partita di ieri concordo con Walter, anche i giocatori secondo me che giustamente sono dei professionisti però sono anche degli uomini, io sono convinto che come ha detto Walter il primo tempo è stato il figlio del secondo tempo di ieri, ha trovato le parole giuste secondo me. Però Alfonso posso dire una cosa, che ai posteri si può dire tutto quello che si vuole, con i sé, con i ma non si va da nessuna parte, però di fatto se ieri non fosse stato sancito un rigore incredibile a favore della Juventus, oggi probabilmente avremmo potuto festeggiare con la vittoria a Firenze il Napoli Champions, quindi in qualche modo quella decisione, anche se per ora resta tale, vedremo se domenica il Napoli riuscirà a conquistare sul campo la Champions League, quella decisione ha influenzato in qualche modo la lotta per la Champions. Assolutamente, questo è assolutamente così. Poi comunque permettetemi di dire che io ho visto un primo tempo Margherita, un po' così e il secondo tempo ho visto un Insigne, cioè ha preso due palli, l'assist splendido sul gol di Zielinski. Poi mi devono dire perché è stato dato autogol. Questo io non, spiegatemelo voi che siete sicuramente più informati. Alfonso, il tiro di Zielinski era diretto fuori dallo specchio della porta. E quindi se il tiro non è nello specchio della porta, danno in automatico l'autogol. Ah, ok, va bene. Ok, vabbè, comunque a noi anche di tacco di punta di piede un autogol, come dicono a Birmingham, ce ne fotto proprio. Bravissimo, è bene, è bene. Ma attenzione, è porto però, attenzione, Pasquale, ma Osimhen il migliore in campo anche senza segnare. Non ha segnato, però ha fatto un lavoro. Lo volevo far vedere. Ha preso la squadra, il secondo gol ha dato un ottimo assist ad Insigne. Quindi ha dimostrato a chi diceva che doveva palleggiare, che il suo ciclo di palleggi è finito a Pasquale, finisci la tua disamina perché poi dopo mette Emanuele Cammarotto un attimino a posto tuo e vi alterno, vai. Allora, la cosa migliore è che adesso è la Juventus che ha perso la Champions in albergo. 3 anni fa noi avevamo preso uno scudetto in albergo e adesso sono loro che l'hanno perso. Il Napoli, e questa volta devo fare il complimento a Gattuso, ha caricato la prima squadra e a differenza di 3 anni fa l'ho vista scendere in campo al di là del primo tempo con molta grinta e con molta voglia di vincere. Invece 3 anni fa eravamo scesi in campo molto demotivati e molto depressi. Napoli che ha messo in Fabio Ruiz il suo direttore d'orchestra, Osimhen ha fatto un grande lavoro e Insigne poi Zielinski ha fatto questo. Complimenti alla difesa sia di Lorenzo che Isai, che sia in fase difensiva che in fase offensiva, soprattutto di Lorenzo, ha dato il massimo di sé per sé. Isai, dobbiamo dire che ha fatto lavori intelligenti, perché nel Napoli nel primo tempo, quando avanzava, giocava con la difesa a 3, Isai rimaneva indietro, insieme a Lorenzo, mentre in base offensiva nostra, in base difensiva invece manteneva la linea dei 4. Forse ecco spiegato perché Gattuso l'ha scelto al posto di Marelli. Allora, possiamo, Pasquale, possiamo dire che il Napoli ha ritrovato quello che ha perso in albergo a Firenze? Noi abbiamo ritrovato quello che abbiamo perso 3 anni fa, e ancora me ne rammarico, perché quello era uno scudetto vinto e che al doping arbitrale c'era stato scippato. Anche questa volta il doping arbitrale ci voleva scippare la Champions, ma nel calcio c'è sempre una controprova e la giustizia divina trionfa sempre. Allora, io mi rivolgo adesso a Emanuele Cammarotto sul piano tecnico più che altro. Emanuele, abbiamo visto che la difesa va benissimo, anche se senza Koulibaly. Rahmani praticamente sta ritornando quello che il difensore centrale che abbiamo ammirato a Verona e che praticamente molti hanno criticato, forse anche ingiustamente quest'anno. La difesa è andata benissimo. Avevo qualche dubbio
e lo avevo espresso perché praticamente Gattuso non ha schierato Demme e ha messo Bakayoko, però Bakayoko oggi il suo l'ha fatto abbastanza bene. E un altro dubbio è che Osimhen era nel primo tempo rimasto un po' solo, forse davanti in attacco, però diciamo che il gioco collettivo del Napoli poi alla fine ha avuto ragione della Fiorentina, perché praticamente la partita l'ha fatta il Napoli, ha colpito due legni, ha colpito due pali, ha fatto gioco, e il Ribéry è stato molto ben controllato, nonostante abbia disputato, abbia almeno cercato di fare una grande prestazione come al suo solito. Che ne pensi, Emanuele? Sì, Vincenzo, concordo con la tua analisi. Sicuramente alla fine del primo tempo eravamo in tanti, credo, molto preoccupati. La squadra sentiva la pressione, ci è sembrato quasi di tornare 3 anni indietro e rivedere lo stesso film, lo stesso copione. Io credo che nel secondo tempo i ragazzi si siano sbloccati proprio a livello psicologico, hanno cominciato a giocare. La Fiorentina non ha mai fatto chissà che cosa, non si è vista quasi mai nell'area del Napoli. La voleva mettere questa partita sulla tensione, anche un po' sulla provocazione, per provocare magari qualcosa in termini di nervosismo ai nostri, ma bravissimi tutti alla fine. Dicevi tu prima bene la difesa, Rachmani effettivamente si sta inserendo bene, molto bene, oggi non ha sbagliato praticamente niente, anche Yusai, che devo dire comincio sempre di più a pensare che rimpiangeremo. Darlo via a zero è veramente un peccato. Detto ciò, Bakayoko oggi ha fatto la sua parte, Fabian Ruiz se l'è giocata anche, e poi abbiamo visto un grande Insigne. Bisogna essere onesti, dobbiamo toglierci tanto di cappello. Insigne, un palo, una traversa, ha resistito anche a qualche acciacco fisico, veramente chapeau. Assistenzialisti. Ok, allora Alfonso, e poi passo la linea a Roberta perché hai i minuti contati con il cellulare. Alfonso, io mi auguravo che Osimhen segnasse, ma solo per un motivo, perché oggi ha fatto una grandissima partita. Per gli intenditori di calcio, per chi capisce di calcio, Osimhen è stato determinante, insomma. E manderei un segnale a coloro che hanno detto che Osimhen non sa stoppare il pallone. Osimhen oggi non solo ha dimostrato che i fondamentali ce l'ha, ma è l'uomo del reparto avanzato, praticamente ha dettato tutte le azioni più pericolose. Che ne pensi, Alfonso? L'abbiamo detto, lui fa reparto da sé, è a margini di miglioramento secondo me enormi, perché comunque secondo me tecnicamente può ancora migliorare. Poi se non sei bravo e non hai idee di calcio, non fai quel cambio di gioco su Insigne per sul gol di Zielinski. Quindi credo che da quando è entrato Osimhen abbiamo visto tutto un altro Napoli. Ahimè, mi dispiace per Mertens, perché comunque l'alternativa a Osimhen, anche se Gattuso sta continuando comunque a provarlo al posto di Zielinski, però io non la vedo questa alternativa al posto di Zielinski. Però comunque Gattuso c'ha 34 anni, Osimhen 22 se non mi sbaglio, quindi voglio dire è meglio che Gattuso si siede un po' in panchina e facciamo giocare questo giocatore, che io credo che da quando è tornato dopo l'infortunio alla testa non ne ha sbagliato una partita, e per me oggi è stato uno dei migliori di campo insieme con Insigne. Roberta di Renzo, di quelli del il Napoli, questa volta non ho sbagliato. Lo metterei in panchina, lo metterei addirittura in campo, cioè proprio dentro. L'ho scritto per me il 12° uomo in campo. Mi sentite? Sì, ti sentiamo, sì. Tranquilla. Per me Gattuso, il 12° uomo in campo, ha dato effettivamente alla squadra quella durezza, quella concentrazione, ecco, di scendere oggi con tutti i precedenti che abbiamo visto ieri, che avrebbero ucciso il morale a chiunque, perché abbiamo già subito, diciamo la verità, il Napoli, gli errori non gli sono mai stati perdonati. La Juve fa errore, comunque se ne esce sempre per il rotto della cuffia. L'Inter ha fatto errore, ha fatto cavolate e se ne è uscito per il rotto della cuffia. Insomma, noi anche un minimo errore lo paghiamo a caro prezzo. Quindi oggi era una partita delicatissima e Gattuso è riuscito a dare quella concentrazione. Assolutamente. Sul campo concentrato. Nella partita contro l'Udinese lui era lì in mezzo a loro a giocare.
Quindi diciamo che un grosso merito lo dobbiamo dare veramente al mister, ma soprattutto, a parte diciamo la tecnica, ma soprattutto per la carica emotiva che questi ragazzi sono riusciti a tenere fino alla fine. E poi questo Osimhen, che ho visto addirittura anche sulla sinistra fare cross, arrivare da dietro, insomma portare palla al portiere addirittura, cioè io ho visto un Osimhen a tutto campo, cosa che veramente ci è mancata per tutto il campionato. Allora un attimo, calma Cavalte, un attimo. Allora, visto che vorrei ribadire qualcosa che i nostri telespettatori non hanno potuto ascoltare prima, perché prima c'erano dei problemi tecnici, ho dovuto rifare la diretta, parto, ripeto, perdonatemi, e poi dopo passo a Walter. Saluto Gigione, che speriamo che abbia la pazienza, appena posso lo metto in video. Allora, Roberta, l'Inter, diciamo così, non ha giocato con quella stessa determinazione che ha giocato la Fiorentina, e l'episodio clou, quello del rigore, in altri tempi, io l'abbiamo detto prima, in altri tempi Conte avrebbe inveito contro l'arbitro, il quarto uomo, il VAR eccetera, e questa volta si è limitato a un sorrisino, tanto per dire ma che me ne frega, tanto io ho vinto lo scudetto. Quindi questo magari legittimamente si è comportato così, ma questo per dare un valore ancora di più alla vittoria del Napoli. La Fiorentina ha fatto la gara che, cioè, voleva fare la gara della vita, non della vita, ma la gara per Iachini voleva congedarsi dal suo pubblico con una vittoria per farsi rimpiangere tra virgolette, e la Fiorentina ha dato tutto, e l'abbiamo visto anche a livello agonistico. Quindi diciamo anche questo va sottolineato, sbaglio Roberto? Ma certamente, perché noi non abbiamo mai avuto una squadra che ci giocava contro in maniera così remissiva, mai. Tra l'altro anche tutte le nostre proteste che ci possono essere per eventuale gol mancato vengono puntualmente punite, per cui anche noi insomma siamo stati sempre diciamo in qualche modo ammutoliti, no? dalla terna arbitrale, mentre invece loro possono addirittura mandare paratici in campo a protestare, entra, esce, fa le sue scuriate, nessuno dice niente, insomma qua siamo veramente al ridicolo, cioè questo calcio sta assumendo proprio delle dimensioni di teatrino, ma è un teatrino neanche più tanto nascosto, cioè quello che hanno fatto ieri, e io ho letto qualche commento degli interisti, soprattutto di mio marito, è vergognoso, perché il tifoso va rispettato, che sia interista, che sia juventino, che sia napoletano, tu non ti puoi permettere di fare un teatrino del genere, è proprio è antisportivo, è anti tutto, cioè io certamente il prossimo anno non mi dimenerò a fare due abbonamenti TV, mi farò solamente l'abbonamento allo stadio, perché per me il calcio va seguito allo stadio. Vabbè, Roberta, io metto un attimo in video Gigione Maresca. Vai. Allora, scusate un attimo, che intanto metto Gigione Maresca, ecco qua, e gli cedo. Gigione, dove sei? Gigione, un attimino. Mi sono perso. Vince, posso? Non c'è. Allora, vai Walter, io... Sì, volevo dire solo volevo fare una breve considerazione sulla presunta pochezza tecnica di Osimhen. Allora, è chiaro, il ragazzo non è esattamente super dotato sotto quell'aspetto ed è un diamante da sgrezzare, ma mi spiegate Filippo Inzaghi calciatore quale tecnica di base sopraffina aveva? L'attaccante deve fare gol, Osimhen fa quello che deve fare un attaccante, trattiene palla, va a dare fastidio all'avversario e all'occorrenza fa gol. Poi se determinati personaggi devono fare delle considerazioni giusto per far vedere che loro poi sono degli esperti del calcio, ma poi sono gli stessi che lo scorso anno criticavano aspramente l'acquisto di Lozano. Allora io credo che forse i giocatori debbano essere visti sul campo prima di essere giudicati così frettolosamente. Emanuele.
Sì, no, no, e tra l'altro vado appresso a quello che stava dicendo Walter. Secondo me, onestamente, sta anche migliorando nel gioco spalle alla porta. Nelle ultime settimane l'ho visto, come dire, più 2-0 Benevento, reattivo. 2-0 Benevento. Sì. E Bene, il bene. Benevento è ancora vivo, è ancora vivo, eh? Se non Ancora c'è se la gioca biscotto fino domani sera all'ultimo. tra Lazio e Torino, però, in Ma sulla settimana. panchina della Lazio c'è Simone, il fratello di Pippo, attenzione. Dai, speriamo, me lo auguro. Scusa. No, tranquillo. Detto ciò, dico, secondo me, infatti lo chiedo anche a Claudio, a Walter, a Alfonso e a Vincenzo, secondo me lo vedo più lucido nel gioco spalle alla porta. Nelle ultime settimane ne ha fatte di giocate interessanti da questo punto di vista e anche oggi l'abbiamo visto, se non erro, sull'azione del 2-0. Secondo me Osimhen si sta veramente sgrezzando anche da quel punto di vista. Emanuele, guarda, Scusate, Osimhen scusate. è un 98, è un fine 98 perché è nato il 28 di dicembre, quindi sostanzialmente stiamo parlando di un 99. È chiaro che l'età è dalla parte sua e se ci lavori a Castelvolturno giorno dopo giorno riesci anche a smussare determinati angoli, però se noi dobbiamo stare qui, annullato il gol alla Padula. Se noi dobbiamo stare qui a criticare, andare a fare sì, però quando corre ha il piede destro leggermente spostato oppure la spalla che va in basso, mi sa che stiamo andando a tirare il pelo nell'uovo. Vabbè, No, Walter, ma io anche vorrei rispondere. perché è Scusate, straripante fisicamente, straripante, ragazzi. assolutamente. Sì, vabbè, ma non si discute. Secondo me, dopo lo riprendiamo. Però io vorrei rispondere a Enzo Botti che ci dice: secondo voi il rigore c'era? E Ma io rispondo: assolutamente sì, ma allora, assolutamente, ma io mi raccomando, aspetta, Gianluca. Walter, calma, Tutta calma, la calma. vita, Allora, tutta la vita. no, scusate, perdonatemi una volta, perdonatemi una volta. Allora, il rigore c'era tutta una vita, ma c'era perché c'era? C'era, perché se c'era, innanzitutto io non voglio fare il complottista o il vittimista. Se c'era il rigore scandaloso di ieri di un attaccante che fa fallo sulla difesa sul difensore, questo era 10, 100, 1000 volte più rigore. Poi non so se Enzo Botti ha visto la maglia Rachmani. Rahmani, ecco, la maglia di Rahmani che cosa ha fatto? Cioè il difensore ha tirato Rahmani, ha tirato la maglia per 30 secondi, non per un secondo, per 30 secondi. Rahmani poteva intervenire su quel cross di testa, non l'ha potuto fare. Dimmi tu se non era rigore. Quindi se noi ci poniamo questi dubbi facciamo autolesionismo, perdonami Enzo. Mi posso permettere Forse non ce l'ho più Certo, sulle labbra, vai a... Vai No, ma io Alfonso. voglio capire al VAR, no? Quando è andata al VAR, cosa c'era da vedere? Cioè, ci ha messo 2 minuti per dare quel calcio di rigore. Io non voglio sapere. Cercavano un eventuale fallo di Rachmani prima della tirata, perché dovevano trovare l'appiccio. Ma cosa c'era da vedere? La maglia tirata Alfonso, hanno 5 fatto di tutto per non secondi. darlo. Bravo. A meno Alfonso, che hanno fatto di Alfonso. tutto per non darlo. A meno che dalle Bravo, Emanuele. immagini del VAR non hanno mandato dei Bravo, fotogrammi di Diletta in pose particolari, allora lui si è soffermato perché giustamente noi non vediamo quello che loro vedono, magari. Non fare la scassinata. Ragazzi, E poi una scusami, ci volta, manca, ci fai manca, la scusami, ci protetta, manca per l'espulsione di Milenkovic, favore. perché lui doveva essere No, ammonito ma per la c'è anche seconda volta. l'espulsione di Ribery, però, doppia munizione di Ribery, Anche. guardate. Ci Bravo. sono due espulsioni e doveva togliere la munizione, sai, Bravissimo. perché nell'azione successiva, sai, ha fatto un fallo ed è stato ammonito. Là c'è un capitano, deve andare vicino senza nulla togliere la lenzina, deve andare vicino all'albero, guarda che tu hai ammonito il mio giocatore, lo devi togliere la munizione. E questo fa l'effetto. Questa è una cosa grave che E l'arbitro non ha fatto. anche Pezzella ha Dove randellato sono Osimhen. puntigliosa? Sì, pronto? Enzo, posso dire una No, cosa? no, un momento, io volevo dirvi soltanto una cosa, vi voglio pregare solo una cosa, di far parlare e di intervenire una volta, perché si accavallano le voci e nessuno capisce nulla. Vai tranquillo, vai tranquillo, vai. Allora, no, mi stava scappando una risata prima, devo essere sincero, perché quando ha detto il Napoli ha preso due pali, ha fatto due gol, mi è venuta in mente una battuta di Gino Rivizzo, la vecchia battuta, che diceva, ma il mio Ascari meritava qualcosa in più. È che per dare mazzata, però avrà giocato solo lui. Il Napoli Vero. oggi ha giocato da solo, cioè la Fiorentina è stata nulla, non ha fatto niente.
E il Napoli è stato bravo a non fargli fare niente, a giocare con quella cattiveria giusta che doveva giocare 3 anni fa, che non ha giocato. Questa è stata l'abilità del Napoli oggi. Questa è stata la differenza tra oggi e 3 anni fa. Pasqua, no, però intervengo se posso su questa cosa. La questione di 3 anni fa è diversa, semplicemente perché il Napoli, pur vincendo a Firenze, sarebbe rimasto un punto sotto la Juventus. Il Napoli quest'oggi aveva la certezza che con i 3 punti avrebbe riscavalcato la Juventus. Lì ci fu un impatto devastante, perché il Napoli capì che non gli avrebbero fatto vincere lo scudetto. Sì, che è una cosa diversa. La squadra che si rispetta va in campo con la grinta giusta. Se dopo 10 minuti vanno a tirare fuori il cavillo del regolamento per espellere un tuo giocatore, cioè per espellere Koulibaly, e dopo la partita cambia, non sbagliate, che Sarri fece un errore. Tosse l'unico giocatore che non deve Giorgi, sì, sì, io sono d'accordo con te, però quella partita fu assolutamente condizionata dall'espulsione di Koulibaly. Se tu dai il rigore alla Fiorentina, magari il rigore lo segnano pure, però 11 contro 11 quella partita tu la puoi rimontare, ma se tu dopo 10 minuti che avevano oggi il signor Renda aveva fame di punti e fa va bene. Allora va bene, io rimetto Roberta Di Renzo, mi ascolti, perché io mi assento un secondo, mi assento un minuto e conduci tu la... Vai. Però non posso far entrare nessuno, devi far entrare tu, ecco qua. Okay. Claudio mi sa che vuole dire qualcosa. Allora, Claudio... Sì, io ho ascoltato l'introduzione di Vincenzo con molta attenzione. Volevo aggiungere solo una piccola cosa. Credo che l'onestà ritrovata di Alex Del Piero si sia giocato il prossimo gettone di presenza a Sky, perché il buon Ferri sicuramente lo taglierà fuori di brutto dicendo quelle cose giuste e oneste. Si è giocata la presenza, le eventuali presenze nelle prossime puntate domenicali o di sabato o degli europei di Sky. Detto e questo, ti dico di più, Claudio, non tornerà neanche alla Juve se cambia il management e se fanno fuori Agnelli. Assolutamente d'accordo. Ma fucile la prova. Infatti, bravo Pasquale, ma vi posso dire una cosa, ma com'è bello. Ma che goduria sbattere fuori la Juve dalla Champions. Io sto godendo come un riccio. Non lo dobbiamo dire ancora, abbiamo ancora una Robè, con tutta la scaramanzia che vuoi, con tutta la scaramanzia napoletanissima possibilissima, ma quando ce fanno fuori? Hanno finito di campare, le abbiamo buttate fuori. La vittoria, sono troppo scarico. Io posso dire una cosa, secondo me Claudio non ha tutti i torti. La vittoria di oggi del Napoli a Firenze ha tagliato le gambe alla Juve. Loro erano convinti che noi oggi non avremmo fatto risultati. Secondo me possiamo avere l'effetto contrario. Questi a Bologna non fanno risultati. La prossima partita a Bologna? Sì, Bologna, la Juve, Napoli col Verona in casa. Mi ricorda qualcosa? A te ti ricorda qualcosa? A me me l'ha ricordato già 15 giorni fa, perché quando ho visto quelle partite mi è tornato un film troppo bello. E vuoi sapere una cosa? Giulietta, vieni Giulietta cara, vieni a giocare, vieni. Lo stadio era pieno di banane, bellissimo. Peccato che non possiamo ripetere questa esperienza, almeno delle banane allo stadio dei tifosi. Però insomma, diciamo che contro il Verona il Napoli e Gattuso soprattutto dovrà porre di nuovo la stessa attenzione, perché loro ci proveranno, ha detto bene Walter, sono andato al VAR per controllare, perché quel gol ce lo volevano togliere, su questo è sicuro. Sì, perché non si spiega altrimenti, troppo tempo. Io non so dove siete rimasti. Comunque mi dispiace che Ciccione Maresca ha problemi di linea, mi sta dicendo che ha problemi di linea. Dimmi. Io ti abbandono perché ho un attimo da fare. Va bene. Ci vediamo al momento, ci vediamo alla prossima onda. Saluti a tutti, forza Napoli, sempre. Siamo in linea per domenica. Ciao, Pasquale, ciao.
Ciao Pasqualò, ciao, ciao. Grazie, grazie a voi, ciao a te. Ciao Pasqualò. Allora, io dicevo... Ma Emanuele, non lo vedo più. Ma infatti, aspetta, ora, dove è andato a finire Emanuele? Non lo so, spero che si ricolleghi. Allora, io penso, signore Claudio, io penso che oggi qualsiasi critica fatta anche nel primo tempo non ha senso. Noi abbiamo visto che praticamente le partite durano 90 minuti, quindi anche io in primis, che ho avuto qualche cosa da dire a fine primo tempo, devo rivedere la mia posizione, perché abbiamo visto che il Napoli è una squadra compatta, che fa gioco, che tiene campo, che tiene la partita, le redini della partita in mano, quindi praticamente una vittoria strameritata contro una Fiorentina motivata, e come, tra l'altro. Sì. Che ne pensi, Claudio? Genso, il Napoli nel primo tempo era prigioniero del peso psicologico di questa partita. Non scopro l'acqua calda dicendo sta cosa, ma il Napoli spesso e volentieri nel primo tempo, durante l'arco di questo campionato, ha regalato il primo tempo agli avversari, forse per troppo stress, forse per troppa responsabilità che i giocatori e la squadra hanno avuto nel tentare di sbloccare quanto prima la partita. Nel secondo tempo, con i dovuti accorgimenti e con il piglio giusto, non dico la carica, perché la carica è sempre la stessa nel primo e nel secondo, ma il piglio giusto, l'affrontare l'avversario nel modo giusto, ha scaturito quello che è la vera reazione di questa squadra, perché se abbiamo fatto bene caso al modo di giocare tra il primo e il secondo tempo, si è avuto un movimento, una sovrapposizione sulle due fasce, soprattutto quella destra, dove c'era la sovrapposizione costante di Lorenzo, che spesso si è trovato nella posizione ottimale di crossare, e non si è trovata la posizione giusta di Osimhen di poter colpire o magari appoggiare il compagno al limite dell'area. Ma questi accorgimenti vanno fatti nel corso della partita e sono stati trovati fortunatamente nell'intervallo e all'inizio della ripresa. Ecco perché il Napoli è sceso con un altro piglio, affrontato in un altro modo. Sono quelle condizioni psicologiche che ti frenano. Sono responsabilità. Quindi una buona lettura della partita da parte del mister, giusto? Sicuramente sì, ma anche da parte dei giocatori, che hanno saputo mettere in atto quello che è stato detto. Sono d'accordo con Claudio. Oggi è la squadra, gli uomini in campo, che hanno fatto quello scatto mentale nel secondo tempo. Guarda, anche paradossalmente, anche il gol, il rigore sbagliato è trasformato da Insigne. In un altro tempo, il giocatore che sbaglia il rigore si mette le mani nei capelli e non va a rincorrere quella palla con la voglia esatto. A un certo punto la squadra ha switchato mentalmente, è come se avesse capito: abbiamo 45 minuti di tempo, o adesso o siamo fuori. Sono stati bravi ragazzi. Una reazione di carattere che vi aspettavate da parte del Napoli? No, ti dico sinceramente no. Ma anch'io, sinceramente. Ti volevo fare una domanda. Allora, alla luce anche di quest'altra partita, di quest'altro secondo tempo, è giusto riconoscere a Gattuso le attenuanti che io tante volte gli ho dato? Ma guarda, sicuramente in queste ultime settimane abbiamo visto veramente la cosa che poi ti colpisce: un Napoli veramente solido dal punto di vista tattico, ben messo in campo anche mentalmente, la squadra soffre pochissimo. Io ho visto quasi mai un Napoli che soffre l'avversario, e devo dire, da questo punto di vista, forse, lo chiedo anche a voi, paradossalmente la sensazione, l'impressione è che questa squadra abbia fatto quello scatto, quel passo in più che mancava, quello step per essere veramente una grande squadra, perché oggi diciamo che il Napoli in tante altre occasioni sarebbe crollato, diciamolo evidentemente dal punto di vista psicologico, perché c'era quel fardello, quel macigno di ieri sera,
perché alla fine del primo tempo i fantasmi e le streghe eravamo quasi tutti lì a vederli e pensarli, e quindi ripeto, secondo me sicuramente non sarà semplice per chi verrà dopo Gattuso riuscire a tenere il Napoli su questi livelli, magari ne parleremo anche dopo. Io fossi in De Laurentiis veramente rifletterei ancora bene su quello che bisognerà fare, perché questa squadra secondo me ha veramente fatto quel passo in avanti che mancava. Allora, ma in questo momento è ossigeno Gattuso, sì, per i ragazzi. Allora, Alfonso, allora io ritorno sullo stesso argomento. Ragazzi, io tra 5 minuti vi devo lasciare per impegni ovviamente familiari, c'ho la principessa che mi reclama. E anche io la nipotina a casa la volevo portare in video, ma non è voluta venire. Vabbè, comunque, tanto è una puntata straordinaria, 5 minuti e chiudiamo. Però, allora, Alfonso, io ritorno sempre sullo stesso punto. Chiamatevi pure complottista, io l'ho scritto su Facebook, ma a me non me ne frega nulla. Mi meraviglio che qualche sito napoletano e la stampa operino come in nessun posto d'Italia si opera. Nessuno. Io vivo a Milano, frequento Torino, ho frequentato il Veneto, ho frequentato Bergamo, e posso assicurare che c'è un corpo, là fanno un corpo unico verso la loro squadra. E vedere poi la stampa, non dico il nome, chi è che è andato via? Emanuele non mi abbandona, Emanuele è andato, ok. Vedere che la stampa che dovrebbe difendere ora, dovrebbe rappresentare la città di appartenenza, addirittura si permette di ironizzare sul Napoli dicendo adesso il Napoli ha perso per Benevento e cose del genere, a me fa ribrezzo. Io quei siti lì li ho cancellati da Facebook, perché questo non significa fare giornalismo. Chiaramente non è che bisogna appellarsi, non è che bisogna fare del vittimismo, ma qua non si tratta di vittimismo, si tratta, caro Alfonso, di un qualcosa di indecente. E allora io ritorno all'episodio, all'arbitraggio ieri fatto da Calvarese. Insomma, ma è inutile che noi ci battiamo, ma mancano ancora 90 minuti per decidere la cosa Champions. Io mi auguro che siano regolari, però finora il Napoli rispetto alla Juve, perdonatemi, dovrebbe andare per merito sportivo 100 volte in Champions rispetto alla Juve, 100 volte in più. Ora, è possibile, caro Alfonso, che si perpetuano, nonostante le denunce, nonostante tutto, si perpetuano queste nefandezze, ma nefandezze addirittura al VAR. Tu vai a vedere al VAR e non vuoi vedere, non so se sia andato al VAR Calvarese, però non mi ricordo, perché ieri come ho scritto su Facebook, sapendo già l'andamento come sarebbe andato a finire, sono andato a gustarmi un pranzo al ristorante, non ho voluto nemmeno più vedere la partita. Allora, al VAR non si vede che praticamente Quadrato non è stato chiamato. Perciò io prima ho detto il teatrino è stato proprio fatto, organizzato bene, perché 3 volte è stato chiamato e la volta quella là forse il più dubbio di tutti non è stato chiamato, quindi è stata proprio per far vedere che era tutto regolare. In più, permettimi di dire, sentire Pirlo andare a lamentarsi degli arbitri, ma questi non c'hanno vergogna, questi non c'hanno vergogna, non c'hanno dignità, non c'hanno nulla. Poi io ho visto pure sul mio gruppo, su altri gruppi, il fatto che dobbiamo essere, non dobbiamo piangerci addosso, sono d'accordo, non dobbiamo essere complottisti, sono d'accordo, però non dobbiamo nemmeno negare l'evidenza. Ieri si negava l'evidenza, come si fa? Io la prima volta che ho visto un rigore dato per fallo dell'attaccante, l'avete detto pure voi prima, ma com'è possibile questa cosa qua? Ma scusa, vogliamo parlare Alfonso dell'atteggiamento tenuto in campo da Chiellini? Ah vabbè, ma quello è il classico, quello è il classico. Cioè io di quel personaggio lì, che tutti ne parlano bene fuori dal campo, a me che mi interessa fuori dal campo di quel personaggio lì, a me mi interessa nel campo. Nel campo quello è una delle persone più sporche,
passami il termine, che si è visto insieme con Bonucci, l'altro amico di Merenda. Sono quei personaggi che comunque, non so chi si ricorda, il Pasquale Bruno, il Montero, erano quella gente, caso vuole hanno sempre giocato in quella squadra. Lasciamo stare, perché io, sennò, altrimenti adesso mi sto scaricando un pochettino, perché oggi mi sto scaricando, se io purtroppo, se li penso, Claudio lo sa bene, siamo sentiti, quindi quando parlo di quella squadra purtroppo ne ho viste tante, capito? In 40 anni ne ho viste tante, ragazzi. Io vi voglio lasciare leggendovi le dichiarazioni di Achini sull'assegnazione del rigore. Questo mi fa capire come sta messo il mondo del calcio. Achini dice: episodio del rigore decisivo, la gara era in equilibrio, maglia tirata, ma la caduta è stata accentuata. Ora, da regolamento, voi rispondete a chi ci seguirà, che cosa vuol dire la maglia tirata? La caduta è stata accentuata. Perché ha detto Vigorito. Non rispondo nemmeno a questo signore qui, perché allora qui sulle cadute accentuate, che le manate più omofobiche, come l'abbiamo parlato in trasmissione, le spinte più lievi o meno lievi, c'è solo da ridere, non sorridere. Perché vi saluto con un gesto. Forza Napoli. Sempre. Allora io vi saluto tutti, è stata una diretta improvvisata al momento. Saluto Claudio Bellone, grazie per la partecipazione. Sembra di ciao, grazie a te, grazie a te, Vincenzo. Ciao, ciao Claudio. Grazie a Roberta Lienzo, la mia grazie al mio amico Alfonso Aiello. Grazie a Colomba, Gigione Maresca, Emanuele Camaroto, che hanno avuto problemi di linea. Allora, diciamo così, alla prossima, venerdì prossimo. Venerdì analizzeremo con calma, non a freddo, questa partita e soprattutto la partita che ci attende con il Verona. Allora, venerdì prossimo, un abbraccio e forza Napoli! Forza Napoli sempre. Una diretta streaming Facebook per qualcuno può essere banale, per noi è unione, condivisione, significa libertà di espressione di pensiero con rispetto, ed è per questo che tutti noi ci mettiamo la faccia e soprattutto il cuore. Parte del tuo prossimo cuore, va bene Dani? Parte lo cuore, ogni cosa. Parte lo cuore, ogni cosa. Chi tiene troppo e chi niente, che sta gente se lamenta, però se ho vera ci pensa, pure tu non dai mai niente. E parole se porto niente, si sa parla e non sa fa mai niente, c'è rimasta troppo poco tempo. Pace salva, ci danno poche ricchezze, a chi non può magna. Costruimmo una strada per camminare. E si lo cagno munde cagna tu. E si lo cagno munde cagna tu. E si lo cagno munde cagna tu. Guaggio. E si lo cagno munde cagna tu. E si lo cagno munde cagna tu. E si lo cagno munde cagna tu. E volta fra, o sai che è un dono, e vera fra, non piglio suona, pensa sta vita, che tu m'ha la partita. Chi
chi sale e chi scende e chi sa la voglia, chi cari le fogne e un famo che corre, chi tene palazza e a chi già brucio mazza. Certi facci innocendo sui meglio fatiente, la curtella ne spalla senza curtilla, che sta stipo sempre, non è mai contenta, chi la dà stipo sempre, ma anche contenta. Non è mai contenta. E pazienza, pazienza, sta volando a studiare, una voce lontana, ma parla d'amore, l'ha già aperto sto cuore, m'è trasuto calore. Chi vince e chi perde, che sia vera vittoria, non so i soldi e mia gloria, frate arabo cora. Che sia vera vittoria, non so i soldi e mia gloria, o sento calore, parte lo cuore. Partero cuore, partero cuore, ogni cosa. Partero cuore, partero cuore, partero cuore. E si vuoi cagno mune cagna tu, e si vuoi cagno mune cagna tu. E si lo cagno mune cagna tu guaio. E si lo cagno mune cagna tu. E si lo cagno mune cagna tu. E si lo cagno mune cagna tu guaio. Tu ci pensi tu, se tutto quando era pessimo ancora, se cagnasse sto mune con un po' d'amor. E si lo cagno mune cagna tu. Why you?